tra i molteplici paradossi dell'odierna mondializzazione capitalistica successiva alla data epocale del 1989 vi è anche il seguente. Il discorso dominante oggi invita tutti i popoli del pianeta ad abbandonare la propria cultura per aprirsi a quelle altrui, ma così facendo ottiene l'inconfessabile obiettivo per cui ogni popolo, affrancandosi della propria cultura e quindi rimanendo senza cultura, si apre agli altri popoli, i quali anch'essi si sono privati della loro cultura. Si crea così un vuoto nichilistico che è la condizione ideale per il nichilismo dell'economia di mercato planetaria, ossia per il nichilistico scorrimento senza confini e senza barriere fisiche e mentali, reali e simboliche, che possano anche solo controllare e disciplinare i flussi della merce e dell'economia finanziarizzata. Il dispositivo è sempre il medesimo. Per un verso si finge di voler favorire il dialogo interculturale, la connessione tra i popoli, il rapporto pacifico e culturale tra le diverse forme culturali, fra le diverse realtà popolari. In realtà si ottiene l'obiettivo opposto, giacché l'esortazione rivolta ai popoli affinché essi si aprano alle altre culture rinunciando alla propria, genera una condizione tale per cui ciascun popolo si priva della propria cultura e non resta più alcuna cultura. Si apre un dialogo in cui in realtà i dialoganti non hanno più alcun che da dirsi, giacché si sono privati preventivamente della propria identità, delle proprie radici, della propria cultura. Il vero dialogo fra le culture corrisponderebbe invece all'esatta negazione della mondializzazione capitalistica, non all'abbandono della propria cultura in nome dell'apertura alle altre, bensì la messa in comune della propria cultura in un fecondo dialogo tra culture, ove i dialoganti, ciascuno dalla propria posizione storica, dal proprio radicamento culturale identitario, si apre agli altri senza rinunciare al proprio. Si apre agli altri per dialogare e comunicare dalla propria prospettiva, prospettando dalla propria prospettiva il proprio punto di vista, il proprio condizionamento storico, la propria visione specifica storicamente determinata. Il dialogo tra le culture può esistere dunque solo ove vi sia qualcosa da comunicare, ossia solo allorché i popoli abbiano in concreto una storia, un'identità, un radicamento e possano perciò stesso metterlo in comune, ponendo in essere una forma di dialogo internazionale, la cui condizione non è quella proposta dalla mondializzazione, cioè la distruzione delle realtà nazionali, ma esattamente il contrario. Un rapporto internazione presupponente dunque l'esistenza di nazioni plurali che dialogano fra loro in maniera solidale e pacifica, esattamente al contrario rispetto e alla mondializzazione capitalistica e all'imperialismo novecentesco. L'imperialismo novecentesco nega il diritto di essere nazioni agli altri perché pretende di aggredire in nome della propria nazione, proprio come la mondializzazione capitalistica propone come unica forma di dialogo l'annullamento delle nazioni e della propria specificità. Il vero dialogo, invece, per essere internazionale, deve presupporre le nazioni, essendo dunque un dialogo internationes, fra realtà plurali che nella loro diversità si rapportano e comunicano, ciascuna delle quali avendo qualcosa da comunicare, una propria storia, un proprio passato, un proprio radicamento. La condizione fondamentale inaggirabile affinché si dia un dialogo fra le culture è che vi siano le culture, che vi siano le identità plurali dei popoli. Ecco perché la mondializzazione capitalistica per sua essenza è la più completa negazione della cultura. Perché vi sia cultura occorre che vi siano almeno due culture, due identità, due diversità in dialogo fra loro. Laddove invece la mondializzazione capitalistica, proponendo l'unica cultura, che meglio sarebbe dire sottocultura nichilistica del consumo, nega la possibilità di dialogo. Subentra cioè una forma fallace di dialogo, ove i dialoganti non hanno più nulla da dirsi, privati come sono ormai di ogni loro identità, spogliati come sono ormai di ogni loro radicamento storico, di ogni loro specificità nazionale e linguistica plurale. Ecco perché la globalizzazione capitalistica finge proditoriamente di voler favorire il dialogo multiculturale e invece promuove segretamente l'annientamento delle culture sull'altare del modello unico della mondializzazione subculturale, nichilistica, che universalizza
soltanto la forma merce e che sussume su tutte le culture e le pluralità sotto l'unico paradigma della forma merce come unico modello consentito. Ecco perché il dialogo interculturale, multiculturale, per poter esistere deve presupporre la molteplicità delle culture, delle lingue, delle tradizioni, delle storie, che è poi la condizione fondamentale perché un dialogo possa darsi. Gli antichi greci, anche in questo più saggi rispetto a noi, avevano certamente una loro intrinseca apertura verso lo straniero e verso l'altro, ma tale apertura verso lo xenos, verso lo straniero, non presupponeva mai la propria negazione di greci. Si poteva dialogare con lo straniero unicamente nella misura in cui si era greci, si aveva una propria identità dalla cui prospettiva dialogare con le altre. Si veda a questo proposito l'episodio classico di Glauco e Diomede. Ancora una volta gli antichi greci hanno molto da insegnarci, ancora una volta bisogna riappropriarsi di Atene per superare la barbarie nichilistica chiamata pudicamente globalizzazione.